faccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mil che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube, se dici tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Money Glitch ragazzi da fare da soli. Allora cercherò di spiegarvelo nella maniera più chiara possibile, sia per diciamo gli apprendisti che sia per i professionisti. Allora, come prima cosa ragazzi, per fare questo glitch dobbiamo avere le attività presenti in mappa. Allora, per mettere le attività presenti in mappa dobbiamo andare in nascondi opzioni e come vedete, a seconda di come le mettete, vedete da presenti in mappa. Il secondo requisito che dovremmo avere ragazzi è la mira manuale, ok? Quindi a questo punto, chiariti i primi due requisiti, passiamo al terzo requisito ragazzi. Il terzo requisito sarà un amico in un'altra sessione, che lui non lo deve sapere, non è necessario che lo sappia ragazzi, oppure una community dove fare un partecipa a sessione ragazzi. Io qui stavo provando, ho fatto il partecipa a sessione, funziona, provatevelo anche voi prima di cominciare a fare il glitch e fate tutto il resto. A questo punto ragazzi io vado a chiamare l'auto che voglio duplicare, la vado a chiamare dall'interno del centro operativo mobile ragazzi. Io qui mi sono sbagliato, ho chiamato con il meccanico, però comunque sia voi fate il passaggio che dovete fare. Allora sto partendo da fuori ragazzi per cercare di farvi capire tutto bene, ok? Quindi andiamo a centro operativo mobile e facciamo richiedi veicolo personale. All'interno del nostro centro operativo mobile ragazzi dovrà esserci l'auto che vorremmo duplicare. Io in questo caso andrò a duplicare una Issy Incubo, quindi una volta che avremo l'auto, come in questo caso, rientreremo nel nostro bunker e andremo a fare il glitch ragazzi. Quando saremo all'interno del nostro bunker ragazzi dovremo posizionare l'auto in quel punto, la dovremo lasciare come si lasciava sempre nei precedenti glitch. A questo punto premiamo il tasto option e con le diciamo attività presenti in mappa andiamo a cercare un'attività vicino al nostro CEO. Allora vi premetto ragazzi, io ho provato in alcuni CEO e non mi funziona. Allora il CEO in primis ragazzi deve avere la pista d'atterraggio, quindi la maggior parte dei CEO ce l'hanno. Io mi sono trovato bene in questo qui, la Maze Bank Ovest, e quindi lo vado a fare qui. Sarà anche quello che andrò a comprare nel progetto Nemesis per fare questo glitch e per guadagnare un po' di soldini in maniera solitaria ragazzi. Quindi come dicevo, avviate la missione, fate un partecipa a sessione come avete appena visto, accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo e vi troverete teletrasportati vicino alla vostra Maze Bank. Quindi a questo punto andremo a entrare nella Maze Bank, andremo nell'ufficio della Maze Bank. Non è necessario ragazzi che l'ufficio della Maze Bank abbia garage perché non ci serviranno. Quindi a questo punto ragazzi, una volta entrati nel nostro ufficio Maze Bank, che cosa dobbiamo fare? In primis dobbiamo andare su stile arredamento. Io qui la prima volta ragazzi ho fallito, però ho fatto il video tutta una tirata e quindi vi faccio vedere anche il fallimento, non l'ho tagliato. Allora ci mettiamo posizionati su un altro, lo selezioniamo, poi torniamo qui ragazzi, torniamo qui e ci mettiamo sul nostro stile, facciamo un partecipa a sessione. Qui non mi è riuscito ragazzi come avete visto, quindi lo andrò a rifare.
Ripeto un'altra volta i passaggi, ragazzi. È semplicissimo. Andiamo su stile arredamento, andiamo a selezionarne uno qualunque, quindi andremo a selezionarlo ma senza comprarlo, ovviamente non andremo a comprarlo. Dopodiché torneremo su quello che avevamo e faremo immediatamente un partecipa a sessione. Faremo un partecipa a sessione, attendiamo ovviamente il caricamento. Qui a me ci ha messo un pochino, ragazzi, quindi ho dovuto addirittura cercare un'altra persona perché non mi caricava. Come vedete qui in basso a destra, ragazzi, c'è il caricamento. Accettiamo il primo messaggio, cancelliamo il secondo con cerchio, non so, in Xbox One. Dovete permanere in questa schermata per 4-5 secondi, ragazzi. Quando tornerete, che avrete cancellato il messaggio, sarete frizzati e senza radar. Andate in Criminal Enterprise Starter Pack e tornate indietro, ragazzi. Sarete in grado di muovervi. A questo punto, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo teletrasportare vicino al nightclub. Lo so, ragazzi, è tutto un glitch di teletrasporto, però diciamo che è abbastanza semplice da fare. Secondo me è abbastanza semplice da fare. Quindi andiamo a selezionare un'attività, ma prima di teletrasportarci, ragazzi, e ci dirà che l'attività non è disponibile. Quel passaggio lo dovremo fare comunque, quindi andremo nuovamente a selezionare un'attività vicino al nostro nightclub. Andiamo per entrare, faremo un partecipa a sessione e attendiamo il caricamento. Accetteremo il primo messaggio, ragazzi, quello che ci darà questo, cancelleremo il secondo e ci troveremo teletrasportati vicino al nostro nightclub. Allora, con questo bug, ragazzi, con questo tipo di bug che non avete il radar, sentite tutto, sentite le macchine intorno a voi, la gente intorno a voi e tutto il resto, ma non vedete un cazzo. Come state vedendo, io qui sentivo tutto, sentivo le macchine, sentivo le cose, però come se fossimo invisibili al gioco nella sessione. Quindi andiamo avanti con il glitch, ragazzi. Una volta che vi siete teletrasportati, che cosa dovete fare? Dovrete entrare nel vostro nightclub dove avete la vostra LG RH8 parcheggiata, che sarà l'auto che andremo a sacrificare, ragazzi. Quindi entreremo nel nightclub dove abbiamo la nostra LG RH8. Io qui in questo caso ce l'avevo in questo livello. Andiamo ad entrare. A questo punto, ragazzi, saliamo sulla LG RH8 che vogliamo perdere e acceleriamo, ragazzi. Dobbiamo semplicemente accelerare. In questo caso non succederà nulla, che come nel glitch dell'altra volta che vedete le auto scomparire o tutto il resto, ma vi troverete fuori a piedi. Come state vedendo, ci troviamo fuori a piedi. A questo punto, ragazzi, l'unica cosa che dobbiamo fare è chiamare un veicolo Pegasus. Un veicolo Pegasus, preferibilmente, ragazzi, il Buzzard. Quindi andremo a chiamare il Buzzard della Pegasus. Andremo a vedere dove ce lo andrà a mettere e ci andremo a teletrasportare esattamente dove si trova il Buzzard. Lo so, ragazzi, purtroppo è un po', diciamo, scassaminchia come glitch, però funziona benissimo. Io l'ho provato, lo sto provando sul mio account principale e funziona benissimo. Quindi a questo punto, quando abbiamo visto che il Buzzard sta lì, ci uniamo all'attività che sta più vicino al Buzzard, facciamo un partecipa a sessione, accettiamo il primo messaggio e cancelliamo il secondo. Ci troveremo ancora una volta teletrasportati e prenderemo il nostro Buzzard e andremo alla nostra Maze Bank. In questo caso la mia Maze Bank è la Maze Bank Ovest. We'll be right back.
Scusate ragazzi, ma io qui mi ero perso e ci ho messo un pochino, comunque ve l'ho mandato in velocità. Una volta che sarete atterrati sulla pista d'atterraggio della vostra Maybank, dovrete selezionare un personaggio della storia e rimanere qui per una decina di secondi. Dopodiché dovremo cancellare questo messaggio e ci troveremo all'interno del nostro elicottero buggati, come state vedendo. A questo punto ci ritornerà la minimappa e saremo pronti per andare a finire la duplicazione, ragazzi. Dovremo fare questo passaggio perché altrimenti la minimappa non tornerà. Quindi ci andremo a teletrasportare presso il nostro bunker, nel mio caso il bunker di campagna. Andrete a selezionare l'attività, ve l'ho spiegato già 25.000 volte all'interno di questo video, però ve lo spiego ancora. Farete un partecipa a sessione, aspetterete il caricamento, accetterete il primo messaggio e cancellerete il secondo. Mi raccomando ragazzi, il secondo cancellatelo, se no vi porta in un'altra fottutissima sessione, il glitch non funziona. E dovete essere in mira manuale ragazzi, ve lo rispiego ancora. Quindi accettate il primo, cancellate il secondo, vi trovate teletrasportati qui, entrate nel vostro bunker. Una volta nel vostro bunker, che cosa dovete fare? Salite sull'auto, io l'ho portata qui per comodità, e la mettete vicino al com, o comunque la lasciate dove sta, salite a piedi nel com e uscite nuovamente a piedi, dopodiché mettete l'auto nel centro operativo mobile per salvarla. Fate questo passaggio perché altrimenti vi potrebbe dare un caricamento nero infinito nel momento in cui state entrando nel centro operativo mobile con il veicolo, o addirittura vi potreste trovare nel centro operativo mobile senza auto, con l'auto sotto mappa o altre cazzate. Quindi questo passaggio fatelo, mi raccomando. Quindi a questo punto ragazzi, come avete potuto vedere, il centro operativo mobile me lo dava pieno, quindi significa che la macchina è stata duplicata, che la duplicazione è avvenuta, e adesso andremo nel nightclub, ci teletrasporteremo nel nightclub e vi farò vedere che la duplicazione è venuta e che la macchina è stata duplicata con successo, e ce l'abbiamo nel garage del nightclub ragazzi. Allora vi ricordo il progetto Nemesis tutti i giorni alle 14 ragazzi, e vi ricordo di passare in descrizione per tutti i miei contatti, per tutti i link e per tutto il resto. Vi ricordo anche il contest Road to 15k ragazzi, che è molto importante, aiutatemi ad arrivare a 15k. E che altro dirvi ragazzi, iscrivetevi al canale, che cercherò di portare glitch sempre belli freschi, pronti a puntino e funzionanti. Cercherò di spiegarveli nella maniera più chiara possibile, anche se alcune volte il video richiederà un minutaggio eccessivo, però io vi consiglio sempre di guardare i video fino alla fine, perché comunque almeno capirete bene tutto quanto il glitch ragazzi. Come state vedendo, sto entrando nel mio garage. Vi ricordate che vicino alla LGR H8 che avevo nel nightclub avevo un mezzo militare, che è quello viola che avete appena visto con i cerchi di Bennis. E ora abbiamo una Issi. La duplicazione ragazzi è avvenuta, vi faccio vedere la data e l'ora in cui ho effettuato questo glitch. Detto questo ragazzi, non ho veramente nient'altro da aggiungere, vi lascio semplicemente un saluto, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo oggi pomeriggio alle 14 al prossimo video, ciao belli! See you.